laiche, non chiamiamole, dove tutto distrutto tranne questo campanile. E mi ha fatto riflettere molto, perché questo è un testimone incredibile. Sono passati veramente centinaia di anni, lui è ancora lì, e fra centinaia di anni sarà ancora lì questo campanile, chissà mai, che racconterà magari ai nostri futuri, no? Le generazioni future, fra 100-200 anni, questo campanile magari potrà raccontare la serata di questa sera, perché no? Sarebbe molto bello. Allora, ci sarebbe tanto da dire, ma purtroppo, devo dire purtroppo, per fortuna, insomma, diamo spazio alla musica, però ritornando al campanile, devo dire che questa operazione di recuperare, no, questo pezzo di storia straordinaria, questo mi fa veramente onore, perché è una cosa talmente straordinaria che va protetta e difesa. Un applauso allora a tutte le autorità che hanno pensato di proteggere questa testimonianza storica. Bene, andiamo avanti con la musica. Allora, io alcuni mesi fa è uscito, ah, che bello questo, grazie, ti ringrazio, è bellissimo, mi assomiglia anche, eccolo qua, sono io, grazie, è uscito. Beh, maestro, vieni qua un attimo, vieni qua vicino a me, ma ti voglio vicino a me un attimo, perché se io sono qui, no, diciamo subito, lo devo a questo grandissimo maestro che siamo diventati amici, a Leonardo Quadrini, che da un po' di anni avrei avuto l'idea, no, di recuperare parti del nostro repertorio dei Pooh, soprattutto in quegli anni 70. Ma io ti ringrazio veramente tantissimo, perché se sono qui lo devo grazie a te. Prima ho sentito l'effetto, stando anche dietro, di questa grandissima, straordinaria orchestra, che poi, vabbè, vi ringrazieremo tutti, guarda che belli che sono, anche il coro, una cosa veramente straordinaria. Io vi ringrazio, te veramente, Leonardo, sei straordinario, e questa grande gratitudine nei tuoi confronti per questo progetto che mi riguarda veramente da molto molto vicino, che riguarda i Pooh e la storia dei Pooh. Bene, adesso andiamo avanti però.